Buonasera, ben trovata a tutti quanti. Dice, ma come mai Roberta non fa più nessun dolcetto? È carnevale. E va bene. Allora, stasera ho deciso di farvi un dolcetto. Cominciamo con quello più semplice, con le frappe di carnevale. Facciamo, sono molto anche veloci. L'unica difficoltà è friggere. Vabbè, non più di tanto. Quindi, prepariamoci per queste belle frappe. Ho qui 300 g di farina 00, 3 uova intere, 60 g di zucchero semolato, mezza bustina di lievito per dolce sufficiente e 30 g di strutto o burro, limone l'arancia. Un pochino di Alchemist, che adoro tanto con i dolci, e zucchero a velo e olio, lo zucchero a velo dopo quando le abbiamo fritte, e l'olio per friggere. Possiamo cominciare. Ora abbiamo messo la nostra farina, ci mescoliamo lo zucchero in questo modo e mescoliamo anche il lievito insieme alle polveri. Ecco qua. Mettiamo le nostre uova, lo strutto. Eccolo qua, abbiamo pesato in precedenza. Se non avete lo strutto, utilizzate tranquillamente del burro. E grattugiamo la scorza del limone e dell'arancia. Vi darà un buon profumo. E poi impasteremo il tutto. Ecco, fa freddo, si sta bene a casa e noi facciamo un dolcino che ci fa compagnia. Ci divertiamo a prepararlo e poi ce lo mangiamo. Ok, anche l'arancia, i nostri agrumi stupendi. L'Italia è ricca di cose buonissime. Ecco qua. Se volete farmi qualche domanda, fatela pure. Oh, ecco qua. Prendete delle arance, dei limoni non trattati. Ecco fatto. E abbiamo fatto. Possiamo cominciare, mettiamo un po' di Alchemist, che farà diventare anche il nostro impasto bello rosa. Ecco qua. Ne impastiamo. Poi ci trasferiamo sul nostro piano. Cerchiamo di incorporare bene lo strutto. Dopodiché le andremo a friggere. Ci siamo quasi, eh? Non ci vuole molto tempo, sono molto veloci. Così fate contenti anche i vostri bambini. Possiamo trasferire sul nostro piano.
impastiamo bene bene. Come vedete, che è veloce. Se serve, mettete un altro pochino di farina per poter lavorare bene il vostro impasto. Anche perché sapete che le dosi sono sempre indicative, perché alcune volte dipende anche dall'umidità. Quindi sentite bene l'impasto. Ecco qua. Facciamo incorporare bene bene lo strutto. Siamo pronti. La vedi? Adesso se fate riposare un pochino, bene, se no. Adesso non abbiamo tempo, ve lo faccio vedere. Fate conto che ha riposato un pochetto. L'impasto è sempre bene farli riposare un po', eh? Però ve lo faccio vedere in diretta, quindi fate conto che ha riposato un po'. Eccolo qua. Bene, perfetto. Possiamo accendere l'olio, così intanto si scalda. Abbiamo già preparato la padella con l'olio. Facciamo scaldare. Abbiamo preparato il nostro vassoio di legno, anche l'altro va benissimo. Non si attaccano le nostre belle tappette, tratte, piatti e le bugie in ogni parte poi hanno, si chiamano in modo diverso. Ecco qui. Stendiamo. Abbiamo la nostra rotellina pronta. Poi, questo è un impasto abbastanza morbido, quindi non le facciamo fine 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 fine. Poi ci sono altri tipi di frappe che vengono fatte sottili sottili e sono più croccanti. No, quindi magari le facciamo un'altra volta. Ecco qua, vedete, l'impasto è abbastanza morbido. Faremo anche i ravioli ripieni con la ricotta fritti, che sono anche molto buoni. Ciao Charlene, grazie, sei molto gentile. Ecco qua. Queste sono le frappe un pochino più morbidine. E ci siamo. Le possiamo tagliare. Volendo potete fare anche così, fare un fiocchettino in questo modo prima di friggerle. Ciao Charlene, ben trovata. Ecco qui. Oppure così.
Ecco fatto. Eccole qua. E chissà che dopo lo facciamo anche due castagnole, va? Così oggi facciamo tutto. Allora, un attimo che metto gli occhiali, eh? Un attimo soltanto. No, Violetta Arturo. Grazie, Violetta, sei gentilissima, un abbraccione anche a te. Grazie. Ok. Poi ci sono anche il miele, le pignole, abbiamo tanti dolci che possiamo fare in questi, tante frittelle e poi quelle che a me piacciono tantissimo, che adoro, sono le ciambelle fatte con le patate lesse, sono buonissime, quindi ci vuole un po' di tempo perché vanno lievitate, però ne vale veramente la pena. Sono proprio buone, 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 prepariamo anche queste, così poi ci trasferiamo dall'altra parte e andiamo a friggere. Come vedete non le ho fatte sottili sottili perché questo tipo di impasto, poi magari un giorno facciamo anche quelle più croccanti, che ci sono vari tipi. Queste sono quelle più morbide. L'olio è pronto, lo sento e possiamo andare a friggere. Ok. Ci trasferiamo dall'altra parte. Abbiamo già preparato anche. Ecco qua la nostra padella è pronta. Sento che l'olio è pronto. Ecco qui. Bene. Infatti è prontissimo, lo passiamo anche un pochino, ecco qua, e adagiamo nell'olio. Un buon profumo. Qua, siamo pronti anche col nostro. Allora, mettiamo cosa mi dite, un attimo che metto gli occhiali, così vi riesco a leggere bene. Ciao Domenico, sempre ciao da Roma. Grazie, Domenica, sei molto gentile. Mescolare bene dall'olio e infine metteremo un po' di zucchero a velo. Ecco.
Bene, ecco, siamo quasi pronti con la prima padella. Intanto prepariamo anche le altre, sono fuori campo ma ci sono, così prepariamo tutte, così poi magari facciamo le castagnole, così stasera facciamo tutto, trappe, castagnole. Bene, possiamo cominciare a toglierle. E non è carnevale se non ci sono le frittelle, eh? Finiamo molto semplice, non richiede un particolare abilità. Abbiamo quasi fatto. Ci siamo, non ne abbiamo fatto una grande quantità, ci siamo limitati. La prossima volta faremo anche le rose fritte con la crema sopra e le briciole che sono tanto belle e tanto buone anche. Abbiamo finito. Ecco qui. Ciao Loredana! Grazie, sei gentilissima. Ecco qua. Ma non ci vuole una grande abilità per fare, guardate, le trappe sono veramente, veramente semplici da fare. Non richiedono una grossa abilità. È della semplice pasta fritta. Qui abbiamo messo dello zucchero all'interno, ma possiamo anche non metterlo, eh. Vediamo un po' come sono venute, l'assaggiamo. Sono croccantissime, veramente buone. Passiamo un pugno alla fiamma. Se bisogna di altro olio lo aggiungiamo, mi raccomando, sarà bruscata un pochino, ecco qui, anche queste sono pronte, mettiamo ancora un pochino d'olio così facciamo friggere bene bene. Attenzione, mi raccomando, con l'olio fate sempre queste cose, fatele sempre con molta attenzione. Ciao Joe! Hai finito adesso di pranzare? Bravo! Che hai mangiato di buono?
Ecco fatto. Adesso prendiamo anche un bel piatto, così le metteremo. Ciao Joseph! Mi vuoi sposare? Un po' difficile la vedo. Eccoci qui. Abbiamo preso un bel piatto, così poi lo mettiamo e ci siamo quasi, eh? Quasi ragazzi, abbiamo quasi finito. Ci vediamo con tre uova la quantità che ne viene. Ne vengono abbastanza. Poi chiaramente se ne dovete fare di più basta aumentare le dosi, raddoppiate tranquillamente e potete farne di più. Ecco qua. Ecco, queste le mettiamo qua. Poi ci metteremo lo zucchero a velo. Cominciare a scolare anche queste, sono pronte. Ecco fatto. Ecco qua, e abbiamo finito. Come vedete, sono state molto molto veloci. Oltre uova ne sono venute abbastanza. Sì. Proprio mi nasconde la casa, nasconde ma non ruba. Vediamo anche queste.
di dire qualcosa. Vediamo se c'è lo stesso. Eccolo. Benissimo, abbiamo tutto. Abbiamo quasi fatto. Ci siamo, eh? Vedete? Ecco qua, mettiamo anche queste. Così metteremo altro zucchero a velo. Sono pronte anche per venire nella padella. E ci siamo, ragazzi? Siamo pronti. Ecco qua. Ci siamo, abbiamo finito. Possiamo spegnere. Ecco fatto, anche l'ultima. Benissimo. Ok, abbiamo fatto, avete visto? Ci abbiamo messo pochissimo. Veloci, 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 veloci. Ecco qua, le nostre belle frappe sono tutte fatte, pronte. Avete visto quanto poco ci vuole? Queste sono 3 uova di frappe di impasto, quindi ne vengono abbastanza, Poi dipende poi quanti commensali ci sono, quanti bambini avete, bambini grandi e bambini piccoli e bambini grandi, perché anche quelli grandi diventano bambini. Quindi mettiamo l'altro zucchero. Ecco qua. E le nostre frappe sono belle pronte. Eccole. Ecco qui. Ci siamo. Ecco fatto. Le nostre frappe sono pronte. Leggere, croccanti, buone, vi faranno compagnia mentre giocate, mentre guardate la televisione, qualsiasi cosa. Va bene? Bene. Con questa ricettina abbiamo fatto. Poi vediamo se ne facciamo qualcun'altra. Vi prometto che faremo altri dolcetti di carnevale. Questa è la più semplice di tutte, più semplice e gustosa. Bene, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Un po' da sì, ci vediamo più tardi con qualche altra cosetta, Anche con la mia scena, farò vedere quello che mi preparo stasera. Grazie e buona serata a tutti. Ciao!